Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel nostro canale, passiamo al prossimo episodio di Until Dawn. No, c'è anche questi bei flashback, e li vediamo un po', tanto per riprendere un po' il gioco di precedenza. Un minion. Ehi, cosa c'entra? Pantaloni ragazzi! No, non era lui. Ehi. Allora. Sam? Oh, ah sì, Sam si è effettivamente suicidato, ha ammazzato Lloyd. Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto! Ma che cazzo? Aspetta. No, devo godermi la scena. Fa vedere come va. Cazzo! Abbiamo fatto schiaffare tutto. Cazzo! Buongiorno. Eccoci qua. Violenza. Violenza? Di che tipo? Psicologica? No, io che le tiro pugni in faccia. È pronto il nuovo capitolo? È una fottuta domanda. Forcotesi, non faccia queste cose. Seguo le cose. Qui cosa? Dobbiamo avvicinarci a lui. Sì. Cioè, o io vado troppo. Sì, ma se mi dice la parte sbagliata, scusami, sai. Ma va. Mi diceva a destra. Che cavolo. Se uno ti dice a destra, vai a destra, non vai a sinistra. Ci taglia i pollici. Presto, presto. Sì, dai, taglia, taglia, veloce. Fatto, adesso il macete lo tieni. Ci siamo sbucciati un ginocchio nel frattempo. Se ma almeno tieni quel cazzo di macete, cretina. Oh Mike, grazie al cielo mi hai trovato. Ok, tutto ok, stai bene. Le tue dita. Come sei arrivato fin qua giù? Cioè, com'è possibile? Chi se ne fotte delle dita? Come sei arrivato qui? Come hai fatto a trovarmi? C'è uno psicopatico qui in montagna. Sì, ma non lo so. Dai! Vive in una specie di rete di gallerie. Io sono stato là sotto, ho trovato una grata e ti ho visto. Ascolta, questo tizio di cui parli, lui mi ha assalito. Mi ha mostrato dei filmati. In uno si vedeva Josh che veniva ucciso. Veniva squartato da questa cazzo di enorme sega circolare. Gesù Cristo, ma cosa cazzo sta succedendo qui? Ma niente, state morendo uno dietro l'altro, così intanto si apre. Si apre dalla tua parte. Poi prendete le sette sfere dei drago, le suscitate tutti e ciao. Prenda. Torcia, il macete! Per favore, il macete! C'ho il colera, che devo fare? C'ho il colera, lei. Il macete, porca di una troia! Ma non ce l'ha Mike? No, l'aveva usato lei! Vabbè. Prendiamo dopo. Guardo subito, ci ha messo il macete e queste cose. Si è svampato, non so più. Cretina, ha perso il macete. Più cretina, in questi momenti no, il macete. Vabbè. Sinistra, pisci un cazzo. No, lasciala! Dobbiamo andare a sinistra. Sì, dici che andiamo a trovare. Evitiamo cose, visto che dobbiamo aprire la Mike, apriamo la Mike e basta. Esatto. Invece troviamo Gesù. Ok. Adesso chiudi quella cazzo di porta. Cazzo, sei orribile. Ma sei bella te, cazzo, con un asciugamano. Che stai facendo? Devo dire che l'asciugamano non è l'ideale quando si affrontano dei pazzi assassini. In effetti. Ti dispiace, Mike? Oh. Sì, ma chiudi la porta, per favore. Ma va. Deve passare aria, deve passare. Fa caldo, lasci che passi aria. Mamma mia. Cosa sei messa? È pronta per il jogging? Sì, effettivamente mi sa che si è preparata l'evenienza di correre. Fatto. Finiamola qui. Così sia. Sì, no, è proprio pronta per andare a correre. Cos'è stato? La sua tutina, cioè. Era un pianto. Pianto. Adesso. Ma perché? Ok, bene. Cazzo. Vedi che sono vivi? No, vattene via!
Anzi, botta più proiettili, cretini. Oh, Chris. Ma che cazzo? Avrai sentito parlare dei colpi a salve? Sul serio? No. Non sapevo, ma guarda. No, non sapevo. Scusate. Ma perché... Vedi che... Oddio! Oh mio Dio! Matt! Sì, visto. Matt! Ma la cosa è strana. Scusate, ma... Perché la mattina di se mi chiama? Sembra un cazzo io. Ma scusami, cazzo! Ma sei morto segato in due, che cazzo? Che però cosa, lo sospettavo. Cos'è che... con cosa li hanno drogati? Voglio saperlo. Lo sospettavo tantissimo, no, perché... No, è ancora vivo questa baldracca! Sì. Lo sospettavo tanto perché... Tocca anche dargli una mano. Stia zitto che sto spiegando. Spieghi. Lo sospettavo tantissimo perché... Era logico. Perché lui ha richiamato tutti, era importante per lui che fossero tutti tornati alla baita. Sì, beh, ed era il momento, momento perfetto per vendicarsi della morte del suo sorello. Perché dici che lui comunque ha rimuginato questa cosa che gli avessero ammazzato le sorelle? Secondo me sì. Perché l'hanno ammazzato proprio loro, hanno fatto comunque uno scherzo che hanno provocato la loro morte. Sì, avevo sospettato anche un po' di lui, però quando l'ho visto segato lui ho detto, vabbè, non può essere lui, cioè sarà un suo morto. È vero, lui era anche l'unico che era morto. Non lo so, pensavo un po'. Ma come cazzo ha fatto? Mio. Cioè, ho altro capo di lui. Ma tu devi spostarti, che facendo? Cioè, ho altro capo. Hai per una visione ottica, così cosa sei... un illusionista? Vediamo, comunque spiegherà. Penso, spero. Oddio, tanti saluti a $600. Fantastico, ma questo top mi stava benissimo. Va bene. Cazzo, ha chiamato il compagno di mia nonna in questo momento che gli ha detto che sto adesso registrando. Ma non capisce niente la gente come fa. Vabbè. Ma è l'intelligenza. È una virtù. Ma anche rara. Tenga premuto L1 che cammina veloce. Ma sai, quando c'hai sti cunicoli che ti potrebbe parlare di tutto di più, niente all'altro, vorrei anche evitare. Vabbè. C'è niente, no? Beh, se quando trovo qualcosa che viene fuori all'improvviso. Prenderà aspetta, paura. Aspetta, c'è la borsa. No, c'è. C'è la luce. Dove luce? Là. C'era un pallino. Vedi che ho visto bene. Sì, ok. Un carrello. Sì, carrello... Quello della spesa. Okay. Devo fare la spesa. Ma vaffanculo te la carrella della spesa. Ti pare il momento di pensare di andare a fare la spesa, cazzo. È uno di quei carrelli della miniera, cretino. Allora, c'è una bella differenza. Infatti lui va sul rotaio. Cretino, non alla ruota del cazzo. Allora, cazzo. Comunque questa è furba, accendere una torcia che non si sa se questa miniera ci fosse dello zolfo così si cioppa tutto. Gas. Gas. Zolfo. Zolfo nei vulcani. Sì. Quello è vero, però può anche essere in alcune miniere antiche. Soppa il monte. Ah. Dobbiamo far cadere giustamente il carrello addosso al cancello. Giustamente. Allora. Sì, ma non mi ci metto davanti. Oh, da qua sì. Ok. Meno male che c'era il freno. Io. Ma sì, se andava anche avanti ammazzava qualcun chi se ne frega. Più che altro ha un ritmo un po' da zombie questa qua. Sì, è un po' rinco. Ma è già rincoglionita una che dice oddio, $600 di. Vada. È un ascensore. Sì. Già siamo scesi bruscamente, più andiamo a prenderne un altro. Ma sì. Sa mai che si muoia definitivamente sta qua. Stai ferma che rompi tutto! Ascolta, ha già spaccato la minchia al mondo, pensi che non abbia già rotto abbastanza? Capito. E allora, che cazzo. Chissà che crolla giù e muore definitivamente, si spara stavolta. Ma cosa c'è? Un dinosauro che sento questi... Può essere.
rumori strani. Siamo al centro della Terra. Ok. Ah, ok. Sì, dove della lavorare, miniera, dove... sì, ok. Allora, che cazzo abbiamo fatto? Qua? No, no, di là, di là, sinistra. Ah, ok. Sto guardando... Io sto sperando di trovare anche un totem. È un pezzo che non lo troviamo, mi sa. Sì, mi sa che più vai avanti, più fai fatica a trovarli, eh. Può essere. Ma perché non c'è mai un cazzo in questa mini? Beh, vediamo verso di qua, vediamo. Verso di noi. Sì. Gosh, di sì, qua. Lo so, mi dia un secondo che sto ispezionando la perimetria del posto. Che cazzo. Ok. Ok. Non c'ho piano. Sono in Amstel, nessuno me l'ha detto. Ecco, vedi che c'è la scala. Sì, ma è anche così di tre anni per salire una scala. Ma vabbè, piuttosto che si ammazzi. Ma chissà invece che si ammazzi? No. Scusa, che sai, no? E ci pensi anche? Allora, sei cretina. Cioè, una lentezza di un radico. Cioè, no, più che altro c'hai la torcia accesa, attaccata ai capelli. Ma allora sei anche cretina. Prendi fuoco. Non potevi morire, fai la torcia umana. E sei anche senza torcia. Ma per... abbiamo il cellulare. Abbiamo il tasto. Ma ti spaventi per quattro cazzo di espressione. Ma poi sei anche cagata in mano con quattro cazzo di scheletri, dai. Ma mi piace l'espressione. Oh! Oddio, è una fottuta miniera. Cioè, cosa pensi trovare? I papaveri? Cioè, forse la miniera anche... Cose. Sto guardando in giro. Quanto è stretto? No, quanto è buio più che altro. Tanto abbiamo un Jurassic World qua che ci fa compagnia. Sì, ci sembra che ci sia un velociraptor in giro. Dai. Bam! E si spacca la testa, invece no. Totem, forse è un totem. Forse è un totem. Sì. Per te... Ah, c'è anche di là qualcosa. Sì. No? Strano. No. Cosa cazzo è? Molto strano. È una maschera! Ah, ma vedi, da minatore. Una maschera da minatore? Una volta che c'è... Speravo... ma da quattro robe da guardare! Allora, aspetta, facciamo questa che è più in basso. Sì. Una scala rotta. Ok. Non penso che mi possa essere utile una scala rotta, però va bene adesso. Dobbiamo scalare. E noi dobbiamo andare avanti. Sì, dobbiamo andare con calma. Quanto veloce questo quick time? Sollevati. Sollevati in teoria dovrebbe essere tranquillo. Ma... non è Tomb Raider. Bene. Ah, ecco, era l'altro pezzo di scala che mancava. Noi siamo famosi alpinisti, soprattutto Emily. Adesso sbuccherà fuori qualcuno, perché se non è possibile... Per me è un T-Rex. Dai versi che sentiamo, un T-Rex. No, non vado giù che si ammazza. No, stavo guardando se c'è di là qualcosa. Ti ho detto, non voglio prendermi qualcosa in testa. Ho capito, ma questa è una zombie, muoviamoci un po'. Sì, una zombie, una zoccola diverso. Anche. Anche. Tutt'uno! Matt! Matt. Matt, ti ha mandato a cagare, non hai capito. Troia. E ha fatto bene. È proprio una troia. Sei proprio lo zombie di Dead Island. No, veramente. Dai! Andiamo, cazzo! Forse se metti in modalità risparmio energetico sarebbe stato meglio, sai? Ma se accendiamo la torcia è ovvio che si consuma la batteria. Sì, ma a parte che potrebbe anche... E noi andiamo lì! Sì, perché deve morire con furore, deve farsi brustolire come una salsiccia. Però c'è fatto un po' di luce, vedi? Ah, la torcia nostra! Prendila?
dagli il tempo. Ma che dai il tempo? Rincoglionita che fa la merda questa. Appunto, hai già visto prima che è mezza rincoglionita. È più spaccata merda di Josh quando era ubriaco. Quando è elettrico. Si è fatta la luce. Si è fatta la luce. Adesso spero che ci sia un punto per scendere velocemente senza star qua a diventare incoglioniti, eh. Spero. Su, vai monti, su, vai monti. Adesso questo si spacca la caviglia. Cara mia, non è che ti sia una gita turistica, pure una stantina. Scusa il tempo, che questa cosa ammazza con niente. Ma sì, non ti so. Totem. Stavolta sì. Stavolta sì. Cosa sarà? Rulli tamburi. Viola, Totem. Che pericolo. Cazzo era quella roba? Ma forse qualcuno che era rinchiuso in un manicomio. Vabbè, ma deve essere inerente al gioco, quindi... Ma sai che questo gioco ultimamente sta facendo un po' di gaffe. No. Quante cose illuminanti qua. Ok. Cos'è? Quindi? È un insetto? No, una pietra. Non c'ha altre cose da... No. No, perché vedi che ce n'è un'altra. Ma probabilmente dobbiamo superare... Ah, lo Stapolus. Dico io, eh. Dica, faccia pure, dica. Ragazzi, per questa puntata è tutto. Ora ci fermiamo un attimo, signor Gosher, perché stiamo andando oltre il tempo limite. Facciamo così, che così. Esatto. Siamo a posto. Dal signor Boss. E Gosh, qui è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Sperando che vi piaccia la serie, che... È bravo, si applica, ma insomma. Alla prossima!